Buongiorno a tutti e a tutti. Il libro di oggi è La Boccala, nella traduzione italiana di Fulvia De Luca. La Boccala è un breve componimento in lingua araba algerina che va da un minimo di 4 a un massimo di 10 versi e che ha la caratteristica di essere stato storicamente un genere poetico appannaggio di donne. La Boccala è una brocca con due anse e alcuni sostengono che questo termine derivi dal francese boccale, appunto boccale. Ma se noi andiamo a consultare l'Lisan al-Arab di Ibn Manzur, troviamo la radice attestata e anche il termine boccala con il significato di far apparire qualche cosa. E questo significato ci sta, nel senso che alla creazione di Bakai, di Boccala, è legato una sorta di rituale. Le prime attestazioni delle Boccala noi le abbiamo a metà del 1500, quando Algeri era ancora la capitale della Corsa, nel Mediterraneo, e quindi gli uomini spesso erano lontani da casa. Le donne allora si riunivano, generalmente a presiedere la seduta c'era una donna più anziana che fungeva da officiante e da poeta la boccala veniva riempita d'acqua e ciascuna donna vi versava un orecchino, un anello, insomma un oggetto prezioso, comunque di metallo. E mentre immergeva nell'acqua questo oggetto faceva un nodo alla cintura pensando alla persona della quale voleva avere notizie. La donna anziana poi estraeva uno di questi gioielli e pronunciava una boccala che avrebbe appunto dovuto dare informazioni sulla persona assente alla quale una delle presenti aveva pensato. È un genere che poi si è andato, come dire, è andato un po' assopendo, diciamo così, e che è tornato soprattutto durante la Seconda Guerra Mondiale e anche durante la Rivoluzione Algerina. Dopo l'indipendenza nel 1962, a metà degli anni 70, la Radio Nazionale Algerina ha ripreso, nell'ambito insomma di una serie di trasmissioni che riprendevano le tradizioni locali, ha ripreso questa boccala. Durante queste trasmissioni venivano lette alcune di queste boccala tradizionali e poi era dedicato un breve spazio verso la fine, durante il quale i radioascoltatori e le radioascoltatrici potevano telefonare per dedicare a qualcuno una boccala. Ecco, soprattutto questa seconda parte ha avuto un successo strepitoso, tant'è che la trasmissione è durata per 2 anni, a dimostrazione del fatto che il genere è ancora vivo in Algeria, anche se non più, come dire, confinato all'espressione poetica femminile. L'interesse della boccala credo sia molteplice, innanzitutto perché è un genere scritto e prodotto da donne. Dico scritto perché noi abbiamo anche delle boccala scritte, abbiamo delle testimonianze scritte di questi brevi componimenti poetici. In secondo luogo per le tematiche che, come dire, ci fanno comprendere come le donne arabe abbiano poetato, abbiano prodotto poesia, ma non solamente confinata nell'elegia funebre, nel risà, perché queste poesie parlano d'amore, parlano anche di amore fisico, parlano di bellezza fisica, descrivono la bellezza fisica di giovani uomini e parlano di sessualità e quindi sfatano un pochino il mito della donna poeta relegata a un certo ambito. In secondo luogo sono ovviamente per la funzione che svolgevano all'interno di questa sorta di rituale, che è comunque un rituale giocoso, che non ha nessuna, come dire, non è un rituale magico divinatorio, sono naturalmente ambigue, in modo tale che ciascuno le possa poi interpretare come meglio crede. E in terzo luogo, almeno insomma, diciamo tre delle cose che le rendono interessanti,
testimoniano, proprio perché sono scritte, dell'evoluzione della lingua araba scritta. E sfatano anche qua un altro luogo comune, ovvero sia quello che la lingua araba sia sempre rimasta uguale a se stessa dal VII secolo fino a oggi. L'ultima cosa che vorrei dire su questo testo è che questo è un bel testo, perché è un testo che riporta il testo della poesia accompagnato da illustrazioni di Rashid Quraishi, che è un illustratore, un artista algerino, che accompagna l'utilizzo delle lettere arabe nelle sue opere all'utilizzo di disegni, immagini e simboli della tradizione algerina. Questo è un testo che è stato tradotto e stampato esattamente nella stessa edizione come quella originale. L'edizione originale è il francese. E quindi la traduzione che noi abbiamo in italiano è una traduzione dal francese, tuttavia all'interno del testo viene riportato anche il testo originale in lingua araba, di modo tale che tutti ne possano godere.